Ciao a tutti da Cucina, Passione e Fantasia by Mirko. Oggi faremo insieme le zucchine romanesche al sugo. Una ricetta gustosissima, semplicissima da fare, quindi la potete fare tutti, adatta per accompagnare ogni tipo di secondo, pesce, carne, ma anche formaggi. Qui partiamo con una panoramica degli ingredienti, le nostre zucchine romanesche. Sono molto grandi perché queste sono zucchine dell'orto di casa. Passata di pomodoro, del basilico fresco, olio, sale, pepe, peperoncino e due spicchi d'aglio. Per i quantitativi precisi vi invito a cliccare nel link che vi metto sotto in descrizione, che si ricollega al mio blog di cucina. Siamo pronti! Prima di tagliare vi do un piccolo consiglio: mettete sempre sotto al tagliere un canavaccio, in modo tale che il tagliere non scivola e non rischiate appunto di tagliarvi. Allora, questa ovviamente è la zucchina a un minuto di casa, ma in entrambi i casi, sia se le avete, appunto, avete la fortuna di avere dell'orto o comprate, andiamo a eliminare le due estremità. Quindi facciamo un taglio centrale, proprio tagliando possibilmente a metà. Vedete, questa zucchina ovviamente è abbastanza grande, ha molta polpa all'interno bianca, quindi una volta tagliata a metà la tagliamo nuovamente a metà. Quelle che comprate ovviamente non avranno questa parte bianca. Se le trovate che, diciamo, sovrabbondano di polpa, semplicemente le mettete su un angolo, sempre con la massima delicatezza, le mani vanno sempre sopra, quindi, oppure possibilmente chiuse così, e la togliete così, in modo tale che in cottura questa parte qua, che potrebbe diventare un po' più amara, non ci sarà. Ecco fatto, dovete ottenere questo spessore qua. Abbiamo ottenuto le nostre metà, quindi la zucchina intera, metà, abbiamo rimosso la parte bianca. Questa parte bianca qua ovviamente non la buttate, perché comunque rimane buona. Può essere utilizzata, non so, dentro un brodo vegetale, oppure se la tagliate in bocconcini, ecco, parti così, la passate dentro la pastella e la friggete, una cottura veloce. Vi posso assicurare un po' di sale ed è lo stesso buonissima, solamente che per una cottura un po' più prolungata come facciamo noi non va bene, perché rimane un po' più amarognola. Adesso torniamo appunto alla zucchina. Abbiamo ottenuto le nostre metà, quindi ogni metà la tagliamo nuovamente così, tenendo come dei bastoncini, mi raccomando, la mano sempre sopra. Quando abbiamo fatto appunto questo taglio qua, proseguiamo sempre facendo il nostro taglio a quadrettini, così. Circa, ecco, la grandezza la vedete, circa un centimetro, uno o due centimetri, così. E fate così per tutto il resto delle zucchine. Ecco fatto, abbiamo tagliato le nostre zucchine in una datolata, come vi ho detto il taglio su per giù deve essere questo. E quindi possiamo proseguire. Prima di andare in cottura ci puliamo il nostro aglio. Per rimuovere la pellicina, questo è un altro consiglio, appoggiate la lama del coltello sopra e una botta secca, così. E quindi sarà più facile rimuovere tutto quanto l'involucro esterno. Una volta fatta questa operazione qua, andiamo a tagliarlo a metà, perché dentro trovate appunto il germe, che è questa parte qua, la dovete togliere, vedete? Così. Possiamo andare in cottura, vedete? Così. Portate sul fuoco a fiamma media una padella possibilmente antiaderente, aggiungete l'olio, gli spicchietti d'aglio e fate soffriggere per qualche minuto, 2-3 minuti. Il nostro aglio ha rilasciato il suo sapore, come vedete è diventato di una colorazione marroncina, brunastra, e lo possiamo togliere. Tolto l'aglio, aggiungiamo semplicemente le zucchine. Mettiamo anche un po' d'acqua, circa un bicchiere, così, del sale, una bella manciata così per il momento, poi dopo andremo a assaggiare e se serve aggiungiamo l'altro. Una grattugiata di pepe nero,
qui ovviamente pepe e peperoncino vanno in base ai gusti. Mescoliamo per bene ovviamente. Chiudiamo con un coperchio, possibilmente ecco che non ci sia nessuno sfiato, e lasciamo cuocere così per circa 8-10 minuti. Ci siamo, sono passati circa 8-10 minuti, le zucchine si sono ammorbidite, hanno rilasciato parte dell'acqua e adesso andiamo ad aggiungere il pomodoro. Così, mescoliamo, uniamo anche il basilico, mi raccomando il basilico va sempre unito, spezzettato a mano, non tagliate mai col coltello, così vi posso assicurare darà ancora più profumo ed aroma, anche se lo lasciate a pezzettoni più o meno grandi, non è un problema. Mescoliamo nuovamente, e proseguiamo la cottura per altri 5 minuti, sempre con il coperchio. Sono passati quindi altri 5 minuti, vedete, il sugo si è incominciato ad infittire. Andiamo a prendere una zucchina e la andiamo a assaggiare magari con un pochino di sugo per vedere come sta di sale, pepe e peperoncino. Serve un altro po' di sale, quindi andiamo ad insaporire. Una volta assaggiato e quindi eventualmente insaporito, proseguiamo la cottura. Così, questa volta senza coperchio, fino a quando vediamo che appunto il sugo non proprio non si è ben infittito e che sulla base diciamo è asciutto, è quasi asciutto. Ci siamo, passati quegli altri 5 minuti, vedete com'è il fondo? Il sugo non è più liquido, si è ben ritirato e le nostre zucchine sono pronte. Spengiamo il fuoco, aggiungiamo se vogliamo un altro po' di basilico. Il basilico è un'erba aromatica spettacolare. E niente, le nostre zucchine al sugo sono pronte. Come vi ho detto, si possono accompagnare con tutto, dalla carne al pesce ai formaggi, anche mangiate così con dell'ottimo pane, di cui trovate sempre la mia ricetta negli altri video che ho messo sul canale. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, mettete un mi piace e iscrivetevi ovviamente al mio canale YouTube. Ciao a tutti!